No ai ladri di futuro, stavolta l'ennesimo raid contro una scuola palermitana, in particolare la Falcone dello Zen, ha fatto alzare i cartelli di protesta del sindaco Luca Orlando, degli assessori collegati in videoconferenza dai vari istituti e di tutti i dirigenti scolastici, abbracciati in un flash mob che ha riunito gli intenti contro chi pensa ancora che la scuola sia il nemico e forse, per un certo modo di fare, per un certo modo di vivere e intendere la vita, lo è anche. La cultura allarga gli orizzonti e spesso l'orizzonte per molti insegnanti in certe zone complicate è soltanto un muro di una trincea. Bisogna difendersi dal virus che non uccide come il Covid, ma che è più contagioso ancora, l'ignoranza. Io credo che sia dai responsabili continuare in questi gesti, in questi atti, e noi siamo qua per manifestare in diverse scuole della città contemporaneamente il no ai ladri di futuro. Dalla prossima settimana partirà una piattaforma rivolta ai ragazzi e ai ragazze delle scuole, perché possono segnalare movimenti strani che ci sono intorno alle loro scuole. Vogliamo che cresca il controllo sociale, mentre evidentemente confermiamo apprezzamento alle forze dell'ordine che sono impegnate e che stanno già colpendo qualcuno di questi criminali irresponsabili.